Anche gli odontoiatri salernitani sono custodi dell'antica e gloriosa conoscenza della scuola medica che fiorì illuminando tutto il Medioevo nella città di Ippocrate. Testimonianze visibili non solo nel regimen ma anche nel museo dove sono conservati gli strumenti utilizzati in quel tempo. Una degna cornice in cui si inserisce il convegno organizzato dal dottor Enrico Indelli, presidente del Centro Studi Senatore dottor Vincenzo Indelli. L'odontoiatria e la medicina salernitana nel mondo. Come nasce, dottor Indelli, questo titolo? Ma nasce da un'occasione, da uno spunto dato da un caro amico, collega, il professor Ugo Covani, che vive a Lucca, ma è originario di Salerno. Come tutti i relatori, hanno dei legami molto forti con Salerno. Dalle nonne alla famiglia, alle proprietà, ma soprattutto l'amore per questa città. Quindi quando a settembre Ugo fece questa provocazione, senza dirgli nulla, abbiamo organizzato come Centro Studi questa iniziativa ed è stata una sorpresa perché si sono accavallate proprio le richieste di disponibilità, tant'è che già per l'anno prossimo è pronta un'altra batteria di salernitani nel mondo. Perché sono figli di questa terra che hanno studiato a Napoli alcuni, altri a Roma, nelle università più importanti, però sono affermati all'estero. Sono formati all'estero negli Stati Uniti, come Ugo Covani, ma anche Roberto Abbundo e gli altri relatori, e alcuni vivono all'estero come Francesco D'Aiuto. Allora, questa loro cultura la stanno riportando nella nostra terra. Per noi è un esempio, ma soprattutto per i giovani, perché i giovani hanno bisogno di avere dei riferimenti, non soltanto con l'Università di Salerno, che finalmente ha istituito anche il corso di laurea, ma soprattutto con questi modelli che sono affermati lontani da Salerno, ma hanno conservato un forte legame con la nostra città e la nostra provincia. Una carie trascurata, una frattura, malattie delle gengive come la parodontosi possono portare ad indebolire i denti fino ad arrivare alla loro caduta. La soluzione più frequente oggi è l'impianto. Secondo la Società Italiana di Impiantologia Osteointegrata, ogni anno in Italia se ne fanno circa 1 milione. Dove veramente è indicato inserire un impianto in sostituzione di un dente è perché certe patologie hanno distrutto il supporto del dente naturale, quindi le condizioni ideali per inserire un impianto non sono presenti. La rigenerazione ossea è quella disciplina che crea nuove situazioni ideali affinché l'impianto possa avere le massime performance e possa garantire nel tempo la massima affidabilità per il paziente. Dobbiamo infatti tenere presente che se è così facile ottenere l'integrazione, la tenuta dell'impianto all'interno della bocca del paziente, non è altrettanto facile mantenerlo in salute nel tempo, perché le conoscenze scientifiche attuali ci dicono che se non abbiamo degli spessori, dei volumi ossei circostanti ideali, il rischio di sviluppare patologie analoghe a quelle che si erano avute intorno al dente naturale è anche alto. In questo caso che cosa succede? In questo caso si ritorna alla situazione in cui intorno al dente naturale si era perso supporto ed entrano in gioco altre tecniche di rigenerazione ossea, ma sicuramente più complesse, perché comportano anche una decontaminazione dell'impianto, che rappresenta un qualcosa su cui ancora non siamo così avanti come nella rigenerazione preimplantare o perimplantare, cioè intorno all'impianto, prima di inserire l'impianto, dove i livelli di affidabilità dei nostri interventi e l'invasività per quanto riguarda il paziente sono rispettivamente di altissimo livello e di minimo impatto per quanto riguarda la sostenibilità da parte del paziente. L'implantologia è nata attraverso la ricerca tra l'impianto e l'osso, l'osso integrazione per intenderci. Più recentemente ci si è focalizzati sulla ricerca del rapporto tra tessuto molle, gengive ed impianto per due motivi. Uno, di natura biologica, cioè perché la gran parte delle infezioni perimplantari, che poi sono la gran parte degli insuccessi, parte proprio dalla colonizzazione batterica a questo livello di rapporto fra gengiva e impianto, ma anche per gli aspetti estetici. L'obiettivo è quello di mimetizzare al massimo la morfologia del dente e dei suoi tessuti di sostegno e quindi intorno agli impianti noi vogliamo dei tessuti molli che mimetizzino al meglio la situazione naturale. E quindi estetica, biologia sono i due fondamenti sui quali si è
incentrata l'attenzione dei ricercatori e dei clinici, anche soprattutto dei clinici. Oggi le tecniche di implantologia devono essere rispettose delle aspettative del paziente. È necessario offrirgli tutta una serie di possibilità, da quelle minimo-invasive a quelle più invasive. Una volta che si è stabilito che il paziente debba in qualche modo essere sottoposto a una terapia, diciamo, di riabilitazione con impianti, non tutti i pazienti possono sopportare quello che noi definiamo lo stato dell'arte, nel senso tutta una serie di tecniche invasive, sia da un punto di vista biologico che da un punto di vista economico. Per cui è importante nel bagaglio professionale di un operatore quello di poter offrire una serie di possibilità alternative nell'ambito del trattamento implantologico che in qualche modo possono essere anche meno invasive, sia da un punto di vista biologico che da un punto di vista, diciamo, di costi. E questo è sicuramente una possibilità, cioè abbiamo uno stato dell'arte che è quello legato a tutte le tecniche anche invasive, ma che presuppone un lunghissimo iter, e poi le tecniche meno invasive che possono invece dare un buon stato dell'arte ma del compromesso. Professore Giudice, sentiamo spesso parlare di complicanze in chirurgia orale maxillofacciale, ma quali sono le cause? Mi ha fatto una domanda a tranello. Le cause sono molteplici, tantissime, e non sempre dipendono dal paziente né tantomeno dal medico. Ci sono delle componenti che ancora non riusciamo a comprendere bene. Al di là della magnificenza dell'atto chirurgico, dell'atto medico o dell'atto odontoiatrico puro, vi sono delle componenti che, anche ambientali, che possono favorire l'insorgere di queste complicanze che a volte devono essere temute e non sottovalutate. In alcuni casi invece abbiamo avuto la possibilità di poter risolvere la situazione. Io sto parlando delle complicanze complesse, non delle piccole complicanze. Qualche altra volta invece no, con grande dispiacere. Prima ovviamente del paziente stesso e poi del medico, perché si incorrono in problematiche che vanno al di là della volontà della risoluzione del problema, e lei capisce a cosa mi voglio riferire. Un esempio classico di incontrollabilità della problematica possono essere per esempio le grosse lesioni da arma da fuoco, le colluttazioni, i danni irreversibili che noi non vogliamo che da queste, diciamo, le colluttazioni per esempio, l'impossibilità di poter essere sempre correttamente asettici nell'affrontare le problematiche, perché è troppo bello, in sala operatoria si è più tranquilli, ma abbiamo tutto un percorso dall'incidente, facciamo un esempio, al pronto soccorso, e dal pronto soccorso ai reparti ci sono dei vuoti che noi non possiamo, diciamo, comprendere e diciamo controllare a fondo. In bocca si possono rilevare i primi segni di malattie sistemiche come il diabete, la bocca e l'ambiente in cui vivono un numero elevato di batteri, alcuni dei quali sono legati all'insorgenza delle carie e delle infezioni delle gengive. Numerosi ricercatori infatti in tutto il mondo hanno verificato che le malattie della bocca sono collegate ad altri problemi di salute di natura sistemica. Oggi più di sempre la salute orale assume un valore per la salute sistemica del paziente, perché negli anni è stato sempre importante valutare la salute orale per l'estetica, la funzione di ogni paziente, quindi ogni odontoiatra ha sempre puntato a migliorarla. Però nel mio ambito, nella ricerca che abbiamo fatto negli ultimi 20 anni, il valore della salute orale, il miglioramento della salute orale ha assunto anche un valore sistemico, perché malattie croniche, specialmente quelle dell'età moderna come il diabete, le malattie cardiovascolari, non solo possono peggiorare la salute orale, ma in una maniera bidirezionale essere influenzate da una peggiore salute orale. E quindi gli ultimi forse 5 anni stiamo assistendo ad una trasformazione di quelle che sono le competenze anche di un odontoiatra, in cui il migliorare la salute orale per migliorare la funzione masticatoria, l'estetica, le relazioni sociali di un paziente, si associano anche a un miglioramento della salute sistemica, per esempio il caso del diabete, in cui migliorando la salute orale abbiamo dimostrato chiaramente che il controllo glicemico o le complicanze diabetiche possono migliorare.
e quindi l'odontoiatra riacquista forse dopo 20 anni un valore non solamente di miglioramento della salute orale, ma anche nella professione medica anche un ruolo di identificare e aiutare il paziente anche a raggiungere un miglior livello di salute sistemica. Al convegno organizzato dal dottor Enrico Indelli si è parlato anche di prevenzione della carie dentaria in età pediatrica. Oggi 1,5 milioni di bambini di età compresa tra 1 e 8 anni è affetto da carie dentarie e secondo le linee guida del Ministero della Salute tutta la popolazione pediatrica è a rischio carie. Ci rendiamo conto quale sia l'importanza di una prevenzione primaria, cioè di evitare che la noxa patogena, cioè i batteri, lo streptococco mutans in particolare, raggiunga gli elementi dentari del bambino e determini il processo distruttivo del dente, che è la carie dentaria. In che modo bisogna fare prevenzione? Beh, le tappe sono svariate, partiamo da un'informazione dei madri, dei genitori soprattutto, perché purtroppo è una malattia sociale dimostrata dal fatto che negli ultimi anni noi abbiamo avuto un decremento della carie dentaria, ma un forte aumento nelle fasce economico-sociali più basse, quindi è un'emergenza sociale. Le altre tappe, professore, quali sono? Le tappe fondamentali sono chiaramente un'igiene orale domiciliare e professionale, una fluoroprofilassi corretta, le visite odontoiatriche di controllo e poi delle metodiche cliniche degli odontoiatri, quali la sigillatura dei solchi e delle fossette, dei molari, dei primi molari permanenti che vengono effettuate negli studi odontoiatrici. Dottore Carmando, l'evento di gennaio è solo uno dei tanti programmati in tutto l'anno da parte dell'Associazione Vincenzo Indelli. Sì, ormai dopo 2 anni di rodaggio intenso e forzato, tra virgolette, siamo riusciti ad organizzare un buon programma per tutto l'anno, anche perché sul territorio ci siamo radicati, c'è una pletora che ci segue, ha voglia di crescere da un punto di vista professionale, quindi ha la necessità di formazione e abbiamo steso un buon programma che va a coprire l'intero arco dell'anno. Una formazione rivolta in modo particolare ai giovani? Sì, ovviamente, perché chiaramente chi sviluppa la professione da tanti anni ha già la sua conoscenza, il suo know-how. Chi invece ha bisogno di crescere sono i giovani, hanno bisogno di una forte spinta formativa ed evolutiva come la professione odontoiatrica negli ultimi anni sta ricevendo. Quindi il nostro compito sarà proprio quello sul territorio di portare la conoscenza della novità a tutti coloro i quali ne vorranno fruire, soprattutto ai giovani universitari.